Buonasera, sono circa le 10 di sera e questa sera vorrei parlarvi dei profumini solidi della He Mountain, che sono profumini che per certi versi mi piacciono, per certi altri versi no, diciamo che c'è un pareggio. Per due motivi mi piacciono un bel po' e per due altri motivi non mi piacciono più di tanto. Ve li faccio vedere prima di tutto. Io ne ho due, ne ho sempre avuti solo due e sono tra l'altro tra le primissime cose, che io ho approcciato della Hey Mountain. Sono questi due, uno si chiama Citizen Cake, un altro si chiama Coco. Coco è un profumino al cocco con un odore di cocco un po' caramellato, molto molto buono, molto molto tenero e delicato, però comunque abbastanza evidente sulla pelle, si sente anche un pochino a distanza. E l'altro, questo Citizen Cake, questo è un profumino che viene fuori tutti gli anni in periodo natalizio, perché è un profumino natalizio. Ha infatti un odore di dolci di Natale, ha forte predominanza di cannella. Cannella in tedesco si dice Zimt. Mi piace sempre ricordarlo perché mi è simpatica questa parola tedesca. Zimt è una parola carina, mi sembra una parola carina. E Citizen Cake, tra l'altro, il nome di questo profumino è un omaggio a un film di e con Orson Welles, oppure come diceva un mio amico bibliotecario Orson Welles, lui lo diceva così, con ironia e per giocare, il film si chiama Citizen Kane e questo invece si chiama Citizen Cake, è chiaramente un giochino di parole. Allora, comincio dalle cose che non mi piacciono di questi profumini. Prima di tutto il prezzo. Qui dentro, queste sono scatoline veramente piccole. Piccole così, qui dentro ci sono 10 ml di prodotto e i prezzi variano a seconda della più o meno pregiatezza degli ingredienti tra gli 8 e i 12 euro, che comunque è un prezzo piuttosto elevato. L'altra cosa che non mi piace è la scomodità della scatolina. Queste scatoline sono delle trappolette veramente, perché la parte di sotto offre pochissimo spazio alle dita, per fare in modo che le dita reggano solidamente il di sotto della scatolina e le altre dita dell'altra mano riescano a svitare agevolmente e con sicurezza e con una tenuta abbastanza ferma la scatolina, oltre al fatto che proprio il tappo della scatolina è fatto in un modo, mentre lo si svita e lo si avvita, sono più le volte in cui il tappo rimane incastrato che non le volte in cui va tutto bene. Si rischia di bloccare il tappino a metà strada, poi bisogna spingerlo. Se si blocca alla fine, bisogna usare la punta di un coltello per sbloccarlo. Insomma, sono un po' veramente delle trappole queste scatoline. Anche se sono buone da riciclare, nel senso che gli adesivini qui dietro sono facilissimamente staccabili, però riciclare queste scatoline significa poi ritrovarsi tra i piedi, anzi tra le mani, di nuovo queste scatoline con la stessa trappolosità e magari un altro prodotto dentro, non lo so. E aprendo la scatolina si ha la visione di una pastella solida formata di burri, di oli e di fragranze profumate in parte naturali e vegane, come ci tiene a sottolineare Hey Mountain, ma in parte si tratta anche di sostanze sintetiche, perché la Hey Mountain mette qualche volta qualcosa di sintetico dentro i suoi prodotti. Come uso questi profumini? Li uso semplicemente, apro il tappino chiaramente senza mettere le dita dentro, prendo la parte con la pastella a vista e la sfrego semplicemente qui intorno al polso. Subito la pastella cambia forma perché a contatto con la pelle si scalda e si scioglie. E qui vedete, rimane una quantità di profumino solido che poi io mi spalmo tra i polsi, sulle mani e dove mi pare, volendo anche sul collo, così colà, da tutte le parti dove mi interessa spalmarli. La durata di questi profumini, subito si diffonde un alone fantastico, un profumino tenero, delicato, caramelloso. La durata di questi profumini, per quanto ho potuto constatare, considerando comunque che io sto parlando di me, del mio corpo, quindi non ho idea di quanto durino sul corpo di un'altra persona, è di circa 3-4 ore. Nelle 3-4 ore successive all'applicazione l'odore si sente, è evidente e uno spesso si ricorda mentre vive che cos'è questo buon odore, il profumino di Hey Mountain. Poi pian piano va scemando, va scomparendo, anche se il giorno dopo, comunque quando ci si sveglia ci si fa caso, se non ci si è lavati, se non ci si è fatti una docciona, si fa caso che l'odore è ancora lì. L'altro uso che io faccio di questi profumini è un uso molto carino, nel senso con una spatolina,
Prelevo un pochino di pastella, poi la scaldo tra le dita, la scaldo tra le mani e poi sulle punte dei capelli bagnate, ossia sulla parte finale, non proprio sulle punte, su tutta questa parte finale dei capelli, precedentemente bagnati, io bagno i capelli usando uno spruzzino, non so neanche come si chiama in italiano lo spruzzino, quello che si usa per spruzzare le piante, per rinfrescare le piante o per stirare anche, con uno spruzzino bagno la parte finale dei capelli, poi amalgamo e sciolgo un po' di pastella di profumino solido di Rimante tra le mani e poi faccio semplicemente così sui capelli e immediatamente prima di tutto vengono idratate le punte, non solo vengono idratate le punte, ma gli si crea attorno una patina, una pellicola, che è la pellicola fatta da Burioli, che protegge i capelli dalle distruzioni varie a cui vanno incontro, finendo incastrati per sbaglio sotto le tracolle delle borse, sotto le cinghie delle sacche da ginnastica, che ne so, tra i vari strati di vestiti, non lo so, le intemperie quotidiane che mettono a repentaglio la salute, l'aspetto e la forma dei capelli. Quindi prima di tutto questo, e poi soprattutto si diffonde un odore, i capelli diventano immediatamente profumati, l'odore è veramente molto molto carino. Poi tra l'altro, essendo un odore che è qui, da queste parti, tra il collo e il busto, è comunque un odore che veramente sale in questa zona ed è veramente carino, carino da inalare per la persona che è proprietaria del parruccone, dei capelli, e carino da inalare per le persone che si trovano vicine, nelle vicinanze. Quindi anche questo è un uso. Però vi volevo anche far notare che allora a questo punto, se uno vuole usare questi profumini, se uno vuole profumare i capelli, la Hey Mountain fa anche una cosa che si chiama hair cream. Le hair cream sono, come dice anche il nome, delle creme per i capelli. Le creme per i capelli della Hey Mountain sono tutte profumate e sono in confezioni molto più grandi per un prezzo solo di poco superiore ai profumini solidi. Ora non mi ricordo bene quanto costino le creme profumate per i capelli, credo intorno ai 15-16 euro, quindi si tratta di 4-5 euro di più rispetto ai profumini soliti, però sono proprio dei barattoli e dentro c'è un bel po' di prodotto, quindi a questo punto se uno vuole usare queste pastelle anche per profumare i capelli, meglio prendere la hair cream perché è sicuramente un'idea migliore, tanto più o meno. Nell'inci variano 4-5 ingredienti, c'è cioè magari una miscela un po' diversa, però la base è costituita sempre comunque da burri e oli e ingredienti profumati, ingredienti o sintetici o naturali che danno il profumo, quindi più o meno veramente siamo lì. Perciò a questo punto magari è più conveniente preferire le hair cream. E detto questo, credo di aver detto tutto. È da tantissimo tempo che io ho questi profumini, quasi 2 anni, tra l'altro scadranno. Questo scade, il Citizen Cake scade il 16 ottobre, no, scade, è scritto, scade il 16, sì, il 16 ottobre del 2012, e invece il Coco scade il 24 novembre del 2012. Vorrei girarvi la scatolina per permettervi di leggere l'inci, ma non so quanto possiate riuscirci perché non so qual è la capacità di messa a fuoco in questo momento della fotocamera. Ad ogni modo, se ci riuscite, tanto di guadagnato, così date un'occhiata all'inci, però comunque andando sul sito di Hey Mountain chiaramente troverete tutti gli ingredienti. E questo è tutto quello che io avevo detto, che io avevo da dire su questi profumini. Stavo pensando già da un po' di giorni di fare questo video perché in questi giorni sto riutilizzando un bel po' questi profumini che mi sono risbucati fuori da non si sa dove. Vedete, il tappino di questa scatolina è stato forzato più volte. Il Coco è quello che io uso di più perché chiaramente mi piace più essendo al Coco, e vedete, non so se riuscite a vedere qui, questa scatolina, il tappino è stato forzato più volte con un coltello perché si incastra in continuazione. E niente, questo è tutto, e allora ci vediamo al prossimo video. Grazie per aver guardato fin qui, se avete guardato fin qui, altrimenti niente grazie, niente prego. Come diceva Aladar, il personaggio di un cartone animato ungherese, è sempre tanto rimpianto e che mi è sempre piaciuto molto. Ciao a tutti, ciao a tutte, non mi fate perdere in discorsi che non c'entrano niente. Ciao, ciao, ciao.